Allora, questa io non vi dico, non vi dico di cosa si tratta. Io mi arrabbio con quelli tipo cortili aperti che mandano la gente dentro il palazzo senza spiegargli niente, ma ci sono anche degli insegnanti che mandano la gente, o delle guide che mandano la gente dentro le chiese, dentro le ville, senza spiegare nulla. Adesso facciamo un esperimento. Voi qui cosa vedete? Una defenestrazione. C'è qualcuno buttato fuori dalla finestra? Secondo voi perché l'hanno buttato fuori? Sarà colpevole di qualche cosa. Sì, tutto. Perché io vi dimostrerò come poi, sapendo di cosa si tratta, la percezione di un'opera cambia. E ho un po' forza, perché se no non ci sarebbe quella fare la specie di stendardo che vola verso l'alto. Ok. Allora, anche il libro che ho lì, poi vi faccio. No, chi, che vi ho dato a qualcuno da tenere in mano, non spiega. Vabbè, addirittura ha preso la pagina, allora, comunque adesso vediamo tutto. Il libro, questo qui, non spiega che cosa è, di che episodio si parla. Allora, quello là sopra è Simon Mago, di cui si parla negli Atti degli Apostoli. Simon Mago, di cui si parla negli Atti degli Apostoli. Secondo voi, dato che di Simon Mago si parla negli Atti degli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, in che libro della Bibbia si parla di questo episodio? Marco? Altre ipotesi? Gli Atti degli Apostoli? Nel Vangelo? Nel Vangelo? No, no, negli Atti degli Apostoli. Allora, questo episodio non è citato dalla Bibbia, ma è presente in due testi apocrifi. Uno del secondo, gli Atti di Pietro nel secondo secolo dopo Cristo, e gli Atti di Pietro e Paolo dopo il IV secolo dopo Cristo. Cos'è un testo apocrifo? E sostanzialmente esistono tanti testi che hanno parlato della vita. La stessa cosa in periodi diversi. No. No, esistono tanti testi che parlano della storia sacra. Alcuni la Chiesa li ha ritenuti ispirati, altri no. Questo non significa necessariamente che i testi apocrifi dicono solo eresie. Però, insomma, se non li hanno scelti, e questo dovrebbe essere già un elemento di riflessione. In una Chiesa che combatte le eresie viene citato un episodio che sta all'interno di due testi apocrifi. Simon Mago negli Atti degli Apostoli viene descritto semplicemente come un mago che faceva forse trucchi, forse no. A un certo punto diventa cristiano, ma vedendo che lui non riesce a fare i miracoli va da Pietro e gli dice: vabbè, dai, voglio anch'io lo Spirito Santo per fare le cose che fai tu, dimmi quanto vuoi che io ho un po' di dotazione finanziaria. E Pietro lo manda al diavolo sostanzialmente, dicendo: io, ma che cavolo stai dicendo, non funziona così. Diciamo, c'è una lunga riflessione da fare. E questo è quello che si sa nella Bibbia. Questo episodio è abbastanza diverso, nel senso che si parla di Simon Mago, che non è più uno interno al cristianesimo che cerca di corrompere San Pietro, ma a Roma ha fondato la sua setta, che è la prima e vera e propria eresia cristiana. E in questo episodio, tra virgolette, lui sfida San Pietro, gli dice: ti dimostro che il vero credo è il mio, te lo dimostrerò in maniera tanto evidente che io li eviterò per aria, e quindi se io so fare miracoli significa che sono io. Lui sta per aria sostenuto dai diavoli, dai demoni, tra l'altro che lo trattano anche malino, ma Pietro ha il potere sui demoni, quindi a un certo punto vedete che questo personaggio con la barba bianca alza il braccio, e nel momento in cui Pietro agisce i demoni scappano e lasciano Simon Mago cadere nel vuoto. Secondo la tradizione cade, si spezza una gamba in tre punti, secondo una tradizione muore sul colpo, secondo altri viene trasferito ad Ariccia, non mi ricordo quale, poi muore sostanzialmente. Io devo dire una cosa, dirò un'eresia a mia volta, ma una delle bellezze di questo quadro è che sembra la copertina di una rivista, perché Simon Mago viene, sembra la foto fatta da un fotografo del tempo che c'entra l'attimo,
L'attimo, se non mago, è un secondo dopo che ha iniziato a cadere, infatti si è rivoltato su se stesso, e il fatto che si rivolti su se stesso dà fortissimo all'emozione di quello che succede. Per la cronaca, quello là in alto è Simon Mago, oramai ve l'ho detto. Nella, vedete che c'è una persona seduta lì in mezzo a due colonne? Quello è Nerone, che poi dopo farà condannare anche Pietro, perché prima li fa bisticciare tra loro, poi uno muore e l'altro lo fa condannare lui. E ovviamente quello con la barba è Pietro. Ora ditemi se la vostra percezione di questo quadro, tra l'altro vi butto lì anche un altro paio di particolari, siamo nel 500. Martin Lutero era già andato a figgere le sue tesi. Le sue tesi, guarda caso, sono una critica alla Chiesa nel momento in cui la Chiesa fa la vendita delle indulgenze, cioè in cambio di denaro fa ottenere una cosa religiosa. In una chiesa che è a Milano, vicino alla Germania, c'è un quadro preso da un testo apocrifo che parla di un episodio dove la Bibbia, dove nella Bibbia viene, come dire, mazzolato uno che vuole trattare la religione col denaro. Secondo me è una cosa... Ora, questo quadro lo state guardando con gli stessi occhi di prima? O adesso che sapete di cosa si parla, l'impressione è totalmente diversa? Sì. Ora capite perché mi arrabbio con quelli... Sì, sì, andate dentro a guardare. Poi sapete, c'è quel film di Pozzetto dove lui è con Greggio, che è cieco, nel film, e gli dice, Greggio gli dice, ma com'è il Duomo? È bello. E come è fatto? C'è il tetto, ci sono le finestre, c'è la porta, e ogni cosa che vedi, com'è? È bella? Sì, c'è il tetto, le finestre, la porta, come il Duomo? Sì, come il Duomo. Ora, se poi vogliamo andare su le cose più stilistiche, poi qualcuno potrebbe chiedere, ma lo Marzo quando ha fatto sto quadro ha pensato tutte queste cose? E da quello che ho capito, che era anche la mia ipotesi, no, non, il compito del pittore non era decidere il soggetto del quadro, questo era il committente, cioè la famiglia Foppa diceva tu mi dipingi questo, poi quello che ci ha messo il pittore, potete vedere l'anatomia, la muscolatura, la prospettiva molto curata in questo quadro, il colore, lo Marzo prima di diventare cieco aveva fatto dei forti studi sul colore. E quanto a questo, però probabilmente cosa succedeva? La famiglia aveva un'idea, c'era di là un convento con degli studiosi di livello mondiale, si consultavano, anche perché comunque non è che io famiglia tale metto quello che voglio in chiesa, sono comunque padroni loro. E quindi ci sono nei quadri e nelle opere che trovate qua ci sono due elementi sempre. Uno, la capacità dell'artista, e qui stiamo parlando di un artista molto colto, difatti conosceva tutto il Rinascimento italiano, tant'è che ne ha scritto. In più, un messaggio teologico molto, molto raffinato e di alto livello. Cos'altro da dire su questo quadro? Quello Pietro, chi è? Non lo so. Questo non l'ho trovato, è folla. Ovviamente è folla romana, vedete qui c'è un soldato, perché questo, essendo di fronte, non era una riunione religiosa, era una riunione di fronte all'imperatore. Quindi c'erano soldati e pagani venuti incuriositi, era una specie di reality dove c'era la nomination ed è stato nominato Simon Mago. Una piccola nota, per chi non avesse ancora capito bene che cosa si tratta di apocrifo, per i protestanti due libri che per noi sono, per i cattolici sono sacri, cioè i Maccabei, primo e secondo, sono dei testi apocrifi, perché loro, esattamente come gli ebrei, non li considerano. Sapete, sono due libri dell'Antico Testamento, di cui tra l'altro poi vediamo un'opera, loro non li considerano sacri. Però non è che dicano, chissà che so, delle cose terribili su Dio, gli apostoli, cioè che a parte che l'antico testo di Dio e gli ebrei. Semplicemente per loro, dato che gli ebrei probabilmente non li hanno messi nella Bibbia, hanno detto neanche noi ce li mettiamo. Poi,